vincere la maratona ad Atene, vedere il proprio nome di fianco a quello di Spiridon Lewis, il trionfatore del 1896. Cosa ci può essere di più bello nella vita di un atleta? Nulla. Stefano Baldini entra nella storia. È il secondo italiano che vince una maratona olimpica dopo Gelindo Bordin nel 1988. E il suo nome non verrà mai più dimenticato. 42 km e 195 metri e si parte da Maratona. Un percorso piuttosto impegnativo. Una prima parte in leggera discesa, poi si comincia a salire, si arriva verso il 15°, 16° chilometro, un'ulteriore leggera discesa, ma poi la lunga e impegnativa salita. Dal 18° chilometro si arriva fino al 32° chilometro, un continuo salire. Si arriva al punto massimo, un dislivello totale di 150 metri, per poi gli ultimi 10 chilometri, ricordiamo la maratona, 42 chilometri, 195 metri, in continua discesa quando ormai si entra nella città. Sempre Khalid El Boumlil intanto, partito in testa, non ritmo proibitivo per gli altri, ma gli altri lasciano fare. Gli azzurri sono Alberico Di Cecco, sono Stefano Baldini e Daniele Caimmi. 30 e 25 il passaggio ai 10 km. Se dico 48 e 15 devo dire che il ritmo è rallentato, del resto la salita comincia a farsi sentire. Questo è il passaggio alla mezza maratona. Il passaggio invece al 20° chilometro è stato di 63 minuti e 54. Ha preso mezzo minuto quasi Alberico Di Cecco, si è fatto staccare nel gruppo di testa. Abbiamo visto Stefano Baldini, anzi, che dico, in testa al gruppo di testa, che sta inseguendo con un ritardo di 14 secondi. Eccolo qui, Vanderlei De Lima. Eccola l'azione che tanto si aspettava. Jawad Gharib, il marocchino, Stefano Baldini, Italia, Poltergat, Kenya, hanno fatto il vuoto rispetto al gruppo principale. Quattro e 48 sono in otto ad inseguire Vanderlei De Lima, che comincia a crederci, comincia a pensarci. Questo non so se possa moltiplicare le energie. Stefano Baldini decide di far da solo, che sia questa l'impressione. Stefano Baldini davanti prova a riagganciarsi con tranquillità col suo compasso molto ampio, ce la fa Poltergat e poi poco dietro Meb Kiplesidi. I secondi di ritardo di Stefano Baldini, Poltergat e Mebrahtom Kiplesidi, poi si va ai 52 di John Brown. Di non sottovalutare, attenzione, attenzione, è successo qualcosa! Un pazzo, sempre lui, un pazzo incredibile, mamma interviene mia, il pubblico, un pazzo sul percorso, un'altra volta, e la security che niente ha potuto fare, niente ha saputo che fare. Peccato. Ancora una volta il pazzo a rovinare veramente questa gara ai giochi olimpici. Intanto Stefano Baldini ha dato il cambio a Meb Kiplesidi, Gigliotti. Sì, questo è l'ultimo sottopasso, adesso stanno scendendo, salgono un attimo e probabilmente 15 minuti alla conclusione. Attenzione che va Stefano Baldini, il vedere là davanti Vanderlei De Lima è pericoloso. È un uomo molto pericoloso nelle finali. 11 secondi, Stefano Baldini, testa bassa, Vanderlei De Lima là davanti da puntare. Là dietro chi ha pagato è Poltergat, sono 8 i secondi adesso di ritardo. La persona che ha aggredito Vanderlei De Lima, che adesso sta per essere raggiunto da Stefano Baldini, portava un cartello con su scritto "Leggete la Bibbia ha sempre ragione". Adesso Stefano Baldini, la cui gara è arrivata ad un momento decisivo. Vanderlei De Lima affiancato, Meb Kiplesidi più dietro. Siamo a 2 ore di gara. Però Baldini avanti da solo dopo 2 ore di gara in maratona, come non si immagina di sognare. Siamo al
39esimo chilometro, il 40esimo, il cronometro dovrebbe segnare 2 ore e 6 minuti, ma posto conta il tempo, conta l'azione di questo italiano, veramente lo vediamo convinto, sicuro. Stefano Baldini comincia a voltarsi, intanto Meb che Plesighi, un vantaggio lui ce l'ha. 40esimo chilometro, ne mancano lunga, un ultimo tratto di 5 chilometri di 14,39, straordinario, sì è vero, c'era discesa, Stefano Baldini vola. Vanderlei De Lima, in questo momento tutti stanno facendo il tifo per lui perché possa finire sul podio dopo quello che gli è accaduto, la sua azione. Una decina di minuti ancora per l'arrivo, qualcosina di meno, Stefano Baldini ha un vantaggio di 10 secondi, aveva al passaggio del 40esimo chilometro. Stefano Baldini davanti. E qui c'è Meb Kiplesigi che assolutamente non ha ancora mollato. Duello a due, mentre Vanderlei De Lima si volta, vuole salvare questo podio dopo l'aggressione subita da quel pazzo con il kilt. Il controllo di Stefano Baldini, questo voltarsi, dicevo prima, non da chi ha paura di essere raggiunto, ma da chi vuol controllare per vedere come stia dietro chi insegue. Eccoci, cominciano ad esserci le telecamere fisse, cominciano ad esserci le telecamere fisse con Stefano Baldini. Stefano Baldini nel tratto finale. Laura Fogli, siamo vicini, siamo vicini, sta per entrare. Panathinaiko è a vista. Stefano Baldini, il suo ingresso al Panathinaiko nell'ultima gara della Olimpiade 28, Stefano Baldini, attenzione che è lunga ancora, perché c'è un giro, c'è uno stadio da compiere, gli antichi chiamavano stadio, 198 metri dell'ultimo giro, sembra andare ancora velocissimo, un gran finale per lui che ha ottenuto un miglioramento del tempo, Stefano Baldini, ultimo spunto per gli ultimi titoli dei giochi olimpici, Panathinaiko, dove aveva vinto Marco Galliazzo. Stefano Baldini entra per primo, dietro un Meb Kiplesigi che non ha mollato del tutto, ma qualcosa sì. Pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo! Stefano metri. Baldini, Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua, ultima medaglia ed è d'oro di questi giochi olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici è italiana, va a Stefano Baldini, bravo, 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 medaglia d'oro, la sua, uno strillo formidabile. Non si immaginava di poter raccontare questo perché c'erano altri favoriti, lui era fra i co-favoriti, ci pensava un poltergeist, non è bastata, non ce n'è stata per nessuno e la medaglia d'oro è andata a Stefano Baldini. Thank you.